Mi trovo ad Abano e vicino a me c'è Nereo che vuole che gli dia del tu, quindi ti darò del tu, Nereo. Ci vorrebbe ben altro. Nereo ha compiuto 100 anni, è in formissima. Cioè, quando eri giovane hai vissuto anche l'orrore della guerra. E bisogna essere delinquenti, solo farla, solo parlarne. Di guerra. Di guerra. Perché non devo mettersi d'accordo? Perché? Lei non dire che siamo cattivi, ostia. Quando siamo cattivi non se ne parla più. Tutta questa gente che parla alla televisione non l'ha vista, perciò non possono dire niente. E la peggiore è un'infamia. Cancellare dal vocabolario la parola guerra. Se potessi la cancellerei. Questa è la pergamena che l'amministrazione comunale ha il piacere di conferirti. Dio ti ringrazio. Anche perché i 100 anni sono vissuti in maniera molto attiva. Cosa significa essere prigioniero in guerra? Che ho una fortuna particolare, che sono ritornato. Ritornare. Ho fatto 3 anni e mezzo di prigionia. Mi hanno fatto prigioniero in Tunisia. Alla fine, non so quando sia finita, la legione straniera francese. E com'era Padova nel 45? Disfatta. Disfatta completamente. Una guerra. A un certo punto hai cominciato a fare il ristoratore. No, l'ho fatto quel giorno che immediatamente quando è morto mio padre. Non mi ricordo quando e come e perché. E tu eri in Prato alla Valle, il tuo ristorante in Prato alla Valle, ed era il Petrarca si allenava al Trepini e tutti i petrarchini venivano sempre da te. Li avevo tutti, erano sempre là. Dalla mattina alla sera quasi, sempre allegri e sempre amanti di qualcosa di bello, la donna. So che tutti mi volevano bene, non so il perché. Qual è il segreto per arrivare a 100 anni così in forma? Un premio Nobel ha detto che l'innamorato non muore mai, difatti sarà difficile ancora che muoia. Perché lei è ancora innamorata. Perché sono perché tu sei ancora innamorata. Ancora. Mi ha dato la vita, basta. E se tu potessi dare un consiglio ad un ragazzo, ad un giovane, che consiglio daresti? E intanto di aver fortuna. E secondo luogo, se ama, amare quella persona con tutto il cuore. Basta. E allora da Abano con Nereo e con il sindaco, il nostro buongiorno mattino. Buongiorno mattino. Ciao Nereo. Ciao ragazzi.